Senti, so che è difficile credere alle persone che dicono so cosa provi, ma io so davvero che cosa provi. Vedi, frequentavo un uomo a Londra. Lavoriamo per lo stesso giornale. E poi ho scoperto che vedeva anche un'altra donna, Sara, del reparto distribuzione al 19° piano. E così ho scoperto che non era innamorato di me come credevo. Sto cercando di dirti che capisco com'è sentirsi piccoli e insignificanti, quanto è umanamente possibile e quanto può far male in punti che non pensavi neanche di avere dentro di te. E non importa quante volte cambio tagli di capelli, in quante palestre ti iscrivi o quanti bicchieri di Chardonnay bevi con le amiche. Vai lo stesso a dormire ogni sera, disegnando ogni dettaglio e chiedendoti dove hai sbagliato, come hai fatto a non capire e come diavolo hai potuto pensare di essere tanto felice in quel momento. E magari ti capita pure di convincerti che lui capirà cosa ha perso e busserà di nuovo alla tua porta. Ma dopo tutto questo, per quanto lungo la storia possa durare, vai in un luogo lontano e incontri persone che ti fanno sentire di nuovo viva. E finalmente i pezzettini della tua anima si rimettono assieme. E tutta quella confusione, tutti quegli anni di vita che hai sprecato, come per incanto svaniscono.